Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Perdonate la voce, ma sono parecchio raffreddata. Spero che comunque nel video si capisca per bene tutto. Nel video di oggi andremo a vedere insieme come realizzare all'uncinetto queste fasce per capelli intrecciate. Io le trovo veramente bellissime. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo modello. Io l'ho utilizzato infatti per fare queste due fasce per capelli e anche un braccialetto. E davvero lo potete utilizzare per realizzare tantissimi progetti diversissimi tra loro. Per il progetto di oggi potrete utilizzare qualsiasi tipo di filato e numero di uncinetto voi abbiate a disposizione. Qui infatti potete vedere un esempio di questa cosa. Lo schema è praticamente lo stesso, però per le fasce ho utilizzato un uncinetto da 5 mm, per realizzare invece il braccialetto ho utilizzato un uncinetto da 3 mm. Ok, fatemi sapere cosa pensate del punto e di questo nuovo progetto. Siamo pronti per iniziare. Per realizzare la fascia avrete bisogno di filato, ovviamente, un uncinetto adeguato al filato scelto, delle forbici e un ago. Per la mia fascia io utilizzerò due gomitoli lavorati insieme, perché questo filato mi piace moltissimo e mi piace tantissimo il colore, soltanto che andrebbe lavorato con un uncinetto da 2,5 mm, ma a quel punto la mia fascia risulterebbe per il mio gusto troppo piccola, quindi andrò a lavorare con un uncinetto da 5 mm. Ok, quindi iniziamo facendo un cappietto classico e 9 catenelle. Adesso saltiamo la prima catenella, entriamo nella seconda e lavoriamo un totale di 4 maglie basse. Quindi una, nel punto successivo facciamo la seconda maglia bassa, la terza e infine la quarta. Adesso facciamo 10 catenelle. Chiudere le 10 catenelle facendo una maglia bassissima nella prima catenella realizzata. Quindi inseriamo l'uncinetto nella prima catenella fatta e semplicemente facciamo una maglia bassissima. Adesso torniamo a lavorare sulle catenelle e facciamo le restanti 4 maglie basse. Quindi la prima, la seconda, la terza maglia bassa e l'ultima maglia bassa. A questo punto sul lavoro abbiamo 4 maglie basse, un anello da 10 catenelle e ancora 4 maglie basse. A questo punto facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Nel secondo giro andremo a lavorare come prima 4 maglie basse, quindi saltiamo la prima catenella e facciamo le nostre 4 maglie basse, una in ogni punto. Adesso dobbiamo andare a lavorare nell'anello da 10 catenelle, quindi entriamo con l'uncinetto nell'anello e facciamo una maglia bassissima, a seguire una maglia bassa. E sempre nell'anello lavoriamo adesso 12 maglie alte. Le 12 maglie alte, continuiamo con una maglia bassa e infine una maglia bassissima sempre all'interno dell'anello.
Abbiamo finito di lavorare i punti all'interno dell'anello, adesso proseguiamo facendo una maglia in bassa in ogni punto sottostante per un totale ovviamente sempre di 4 maglie basse. Ok, abbiamo completato il secondo giro. Dal terzo giro fino alla fine andremo sempre a lavorare una sequenza di due giri. Li andrò a chiamare giro A e giro B. Nel giro A andremo a lavorare 4 maglie alte, un anello di 10 catenelle e altre 4 maglie alte. Nel giro B invece andremo a lavorare 4 maglie basse, una sequenza di punti all'interno dell'anello di catenelle e poi di nuovo 4 maglie basse. Quindi iniziamo facendo la solita catenella e girando il lavoro. Salto adesso la catenella e vado a realizzare la mia prima maglia alta. Faccio anche poi le altre tre, quindi la seconda, la terza e infine la quarta. Come abbiamo fatto prima, adesso andiamo a lavorare 10 catenelle. E quando le abbiamo fatte tutte, andiamo a chiuderle con una maglia bassissima, entrando con l'uncinetto nella prima catenella realizzata. A questo punto dobbiamo continuare facendo altre 4 maglie alte sui punti sottostanti. Ma mi raccomando, fate attenzione a lasciare l'anello della treccia precedente sempre sul dietro del lavoro. Quindi posizionate l'anello sul retro e continuate a fare le maglie alte. Abbiamo quindi appena terminato il giro cosiddetto A. Facciamo la solita catenella e giriamo il lavoro. Ok, adesso iniziamo a lavorare il giro B e per questo giro partiamo facendo 4 maglie basse. Fatte le 4 maglie basse, andiamo a lavorare nell'anello di 10 catenelle e facciamo una maglia bassissima, poi una maglia bassa e sempre nell'anello lavoriamo 12 maglie alte. Fatte le 12 maglie alte, facciamo una maglia bassa, una maglia bassissima. Riprendiamo adesso a lavorare nei punti sottostanti facendo 4 maglie basse. Come al solito, la prima, la seconda maglia bassa, la terza e infine la quarta. Abbiamo così completato il giro B. Adesso, per terminare la nostra fascia, andremo sempre ad alternare il giro A e il giro B fino a che la lavorazione non misuri circa 48 cm. Man mano che terminiamo l'alternanza di giro A e giro B e quindi andiamo a formare questi anellini, iniziamo anche ad intrecciarli. Per intrecciarli andiamo ad inserire il secondo anellino all'interno del primo in questo modo, poi inseriamo il terzo nel secondo, quindi continuiamo la lavorazione alternando il giro A al giro B e man mano che andiamo a creare tutti gli anellini inseriamo uno dentro l'altro per intrecciarli. Ok, ho quasi finito la mia fascia.
La lavorazione misura circa 48 cm e in tutto ho lavorato 20 anellini che poi ovviamente ho intrecciato. Quindi adesso andiamo a vedere insieme come terminare il lavoro. Ovviamente a questo punto ho completato il giro B, quindi riprendiamo l'uncinetto, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. E iniziamo il prossimo giro facendo come al solito 4 maglie alte. Poi 7 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle. A questo punto filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta nella quarta catenella dall'uncinetto, quindi saltiamo una, due e tre catenelle ed inseriamo l'uncinetto nella quarta, realizzando la prima maglia alta. Adesso, nello stesso punto, lavoriamo un'altra maglia alta. Quindi, ricapitolando, a questo punto abbiamo 3 maglie alte in totale, la prima rappresentata dalle catenelle iniziali e altre 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. Proseguiamo adesso lavorando 2 maglie alte nel punto successivo, quindi una e la seconda sempre nello stesso punto. Adesso nel punto successivo andiamo a lavorare una maglia alta. Sempre nello stesso punto una maglia bassa. Infine, nell'ultima catenella realizziamo una maglia bassissima. Ok, quindi ricapitoliamo per la seconda volta. Abbiamo lavorato 7 catenelle, abbiamo poi fatto 2 maglie alte nella quarta catenella dall'uncinetto. Altre 2 maglie alte nel punto successivo, ancora una maglia alta e una maglia bassa nel punto seguente e nell'ultima catenella abbiamo fatto una maglia bassissima. Adesso ripetiamo la stessa identica operazione, quindi di nuovo facciamo le nostre 7 catenelle e andiamo a rifare gli stessi punti. Ed ecco qui, per 2 volte abbiamo lavorato gli stessi punti. In pratica siamo andati a creare un anellino, però diviso a metà. Adesso finiamo il giro con le solite 4 maglie alte, una in ogni punto. Ok, quindi con quest'ultimo giro siamo andati in pratica a creare l'ultimo anellino della nostra treccia. A questo punto tagliamo il filo lasciando una coda abbastanza lunga e chiudiamo il lavoro. A questo punto andiamo ad inserire quest'ultimo anellino diviso a metà in quello precedente, come abbiamo fatto in pratica per tutti gli altri. E adesso andiamo a cucire le due estremità della fascia. Dopo la cucitura, questa è la nostra situazione. Qui c'è ovviamente la nostra cucitura. Adesso dobbiamo andare ad inserire le due parti dell'ultimo anellino all'interno dell'anellino che ci ritroviamo immediatamente sopra. E adesso andiamo a cucire insieme le due parti per creare un anellino quindi unico. Thank you.
qui finalmente la fascia è completata. Il tutorial è terminato, spero che il progetto vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e come al solito se avete dubbi, domande, richieste particolari lasciate un commento sotto a questo video oppure contattatemi sulla pagina Facebook oppure per email. Come al solito tutti i contatti li lascio all'interno della descrizione del video. Ovviamente se andrete a realizzare questo progetto mi piacerebbe tantissimo vedere le foto dei vostri lavori che poi andrò a pubblicare come al solito sulla mia pagina Facebook all'interno di un album dedicato appunto con tutti i lavori realizzati seguendo dei miei tutorial. Niente, per adesso è tutto, un bacione e al prossimo video, ciao!